Non sono tuo padre, non chiamarmi papà, mormorò inferocito Vivaldi. Non ti ho invitato, te ne devi andare, grugniva il musicista. Ma come? Padre, padre ti posso chiamare, vero? Sei un prete? Sei Vivaldi, il prete rosso? Lo dileggiava sghignazzando il giovinastro. Vivaldi si alzò, disse ad Angelica Mankauf: amica mia, perdonate l'insolenza di questo soggetto. Con il vostro permesso chiamo il domestico, Mark Anton, per fare allontanare questo intruso. Angelica riprese in mano la situazione. Andate, maestro Vivaldi, non vi preoccupate, sono certa che questo signore accederà a più miti consigli. So chiamare Felix e Mark Anton da me. Sono addolorata per l'insolenza di cui siete bersaglio. Risolverò io la situazione. Vivaldi titubava, Angelica con un campanello chiamò i due buttafuori. Poi si rivolse a Domenico, l'impiccione. E per quanto riguarda voi, giovinotti, se siete venuto fin da Venezia per portare disdoro alla mia casa e per suscitare irritazione, trovatevi un'altra sistemazione. Signora, avete ragione. Perdonate. Mi scuso per un comportamento che a voi sarà parso irriguardoso, la confidenza scherzosa abituale fra me e il maestro Vivaldi. E continuò a lungo un discorso tanto convincente da tranquillare chiunque. Angelica pretendeva chiarimenti. Qual è il vostro nome e perché avete chiamato Vivaldi papà? È forse vostro padre? Domenico Vallaresso è il mio nome, sono un nobile veneziano, lavoro come pittore. Capisco che chiamare papà un prete sia una mancanza, visto che un prete non può avere figli. Comprendo l'irritazione, me ne scuso, troverò il modo di ricucire. Spiegava calmo il giovinotto in un fiume di parole appropriate, persuasive. Io da una stanza vicina sentivo tutto. Papà Vivaldi. Papà, dunque. A Venezia conoscevo ecclesiastici poco rispettosi delle regole canoniche. Vivaldi in passato aveva forse generato un figlio. Fra concerti, allieve, cantanti, teatri, castrati, nel mondo dell'opera lirica, aveva ceduto a qualche tentazione carnale, nascondeva forse un segreto inconfessabile, forse perciò era fuggito da Venezia. Alle mie orecchie in breve arrivò la spiegazione. Il giovane argomentava. Madama, ho definito il maestro Vivaldi papà non perché egli sia mio padre, ma perché a lui io devo molto. Non voglio turbare né voi né i vostri ospiti, me ne partirò al più presto, visto che mi scacciate. Angelica era quasi imbarazzata. Io non vi scaccio. Domenico proseguì. Carissima Angelica, partirò al più presto, ma non posso partire di notte tra queste montagne impervie. Vi chiedo la pazienza soltanto per poche ore. Consentitemi di rimanere una notte, soltanto una notte. Potrei ospitarvi nel sottoscala. Mi sarà sufficiente il fienile dietro alla villa. Non darò disturbo, soltanto questo vi chiedo. Angelica acconsentì. Le sembrava un compromesso accettabile, ma si sbagliava.